Va bene ragazzi, passiamo alle partite pro. Benvenuti nella seconda parte del video. Modalità torre mobile. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Campus Hippocampus. Ah no. No 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 no, mi sono dimenticato di mettere modalità pro. Ok, niente, giochiamo un'altra mischia mollusca. Sì, forse sto utilizzando dei potenziamenti non adatti, eh. Dove caspita sono tutti gli altri? Eccolo lì. Pazienza, non importa. Non riesco a capire che giro abbia fatto. Però la cosa importante è che sono riuscito a lanciare la pioggia. Prendi, lancia quella... No! Col timbrino. Attenzione che si avvicina. No, non sono riuscito a prenderlo mai. Bella. Adesso gli butto questa. Pensavo ci fosse qualcuno di qua. Ah, è scappato. Ha buttato la robobomba. Aia. Ma appena toccato, ma proprio appena toccato. Dai, dai, teneteli a distanza, teneteli a distanza. Allora, facciamo una bella cosa. Beh, che di qua è già tutto arancione. Altri razzi. Ok, così non hanno sporcato più di tanto. Tieni. Niente. Ah, è lì dietro. No, qualcuno è esploso. Allora, ho preso Dill con la bomba. E qualcuno deve essere crashato. No, no. Accidenti. Era di nuovo Christian. Ciao, siamo esplosi tutti quanti. Ne è rimasto solo uno. Con tutto l'arancione che c'è sono riuscito a... Dai! Oh, Dill ti ho preso. Ciao, ma non siamo andati una volta a colorare a casa loro. No, non avevo più inchiostro per lanciare una bomba. Allora, siamo riusciti a recuperare oppure no? Niente da fare, 45 a 38, giocavano anche in 3. Se non è crashato anche qualcuno dei nostri, eh. Figurati, addirittura in 2. 2 da una parte e 2 dall'altra. Perfetto ragazzi, adesso finalmente sono riuscito a cambiare modalità di gioco. Partiamo con una bella Vongol Goal. Allora, squadre caricate. E si parte. Vedo anche dei nomi nuovi. Oh, hanno tirato via. C'era una vongola lì, tutta sola. Hanno tirato via quella barriera gialla. Che sta colorando quel modo. Non ho capito con cosa l'ho colpito, ma va bene. Allora, qui c'è la nostra porta. Facciamo così, almeno lì. Facciamo allontanare tutti quanti. Sì, non ho pigliato nessuno mai, purtroppo. Gli ho buttato un'altra... Attenzione a Matteo, mi sa. Stanno cercando in tutti i modi di passare. Preso. Appena in tempo. Madò, siamo esplosi in 50. Chi è che ho preso? Kichi?
perché aveva il pennello, quindi secondo me era lei. Anche perché so che lo utilizza abbastanza spesso. Sì, ma proprio in sto momento mi dovete chiedere grande. Allora, facciamo una bella cosetta. Bravissimi. Doppia. Aia, troppo vicino. No, mi sa che era Dill. Era Dill quello che ha tentato di passare prima qua dietro per tentare di segnare un gol. Allora, aspettate un secondo. Adesso hanno loro il pallone, eh. Le vongole gliele portiamo via. Madoe, ciao. No, sono in due comunque col pennello, eh. Sono in due. Bravissimo Nico. Qui tiriamo via tutto. Così almeno se vogliono ripassare devono ricolorare tutto. Scherzavo, volevo lanciargli una robobomba, scherzavo. Ciao, che allontaniamo sto mezzo cecchino. Portiamo via anche ste vongolette. Vediamo se riesco a recuperare un pallone. Anch'io ho il pallone. E tanti saluti. Hanno preso me, però siamo riusciti a bucare la loro porta, eh. No, sapete cosa dovevo fare? Dovevo passare dall'altra parte. Devo passare dall'altra parte, perché due palloni dalla stessa parte. Sti pennelli corrono troppo. Sti pennelli corrono troppo. Attenzione. Presa. Bloccatelo. Mado. Eravamo tipo in eravamo tipo in ho anch'io un pallone. Ah, ma mi prendono. Figurati. Ce l'abbiamo fatta. Ho lanciato anch'io un pallone. Allora, partita abbastanza intensa. Diciamo che forse eravamo meglio organizzati rispetto a loro, perché non sono mai riusciti a mettere in serio pericolo la nostra porta. Sì, forse squadre leggermente squilibrate, perché ci sono 3S dalla stessa parte. Ok ragazzi, ho finalmente una mappa un po' diversa. Soglio Land. Sempre in modalità però Vongol Gol. Allora, si parte a tutta velocità. Non ho più l'NZAP 89, ma ho lo sweeper duplo. Qui potrebbero sbucare fuori da qualunque parte. Non ce la faccio. Volevo attivare questo, ma non ce la facevo. Chi è che arriva a tutta velocità? Già pallone. Bisogna bloccarlo. Preso. Era Kicci. Anzi, presa. Sì, hanno sfondato la nostra linea di difesa in 4 e 4-8 praticamente. Abbiamo un pallone, non ci credo. Teo, stai fermo. Preso! Scusa Christian. No, sono caduto giù. Dai! È tornato su. Mentre stavo...
mentre stavo per sparare. Con cosa mi hanno preso? Ah, ok, mi ha preso Matteo col Tintubator. Bravi. Arrivo, arrivo, anche se non ho vongole, arrivo. Faccio supporto morale. E sto buco? No, Kitchi, no, fai la brava. C'è un pallone di lì. Ho un altro pallone. Ok. Vabbè, oh, pian pianino sto giocando anch'io. Cioè, sto imparando a giocare anch'io, eh. Dai, ma siete cattivi. Avete tirato sulla rete mentre stavo lanciando le vongolette. Non ho ancora un rango, in questa modalità. Però sto imparando a giocare. Poi, vabbè, dipende anche chi mi trovo contro, eh. Eccala. Cioè, l'unica che sta facendo punti è Kitchi. Dopo faccio che mi schiera un po' le squadre, perché mi sa che sono leggermente squilibrate. Barriera ripristinata. Beccatevi questo. Presa. C'è Matteo lì sotto. È tornato là. Aspettate che lo distraggo. No, si è spostato. Vabbè, gli butto questa. Bella. Le ho finite. Me ne vado. Troppo tardi. Ok, partita terminata. Direi partita a senso unico. No, beh, aspettate. Senso unico no, perché due gol li hanno comunque fatti anche loro, eh. Solo che ce n'era solo uno che andava avanti e gli altri tutti dietro. Va bene ragazzi, ultimo match di oggi. Mappa Torre Mobile, centro Polpi Sportivo. Ciao, vediamo cosa riusciamo a combinare. Aia. Ho visto delle armi che non mi piacciono dall'altra parte. Aspettate che vado su, se riesco, eh. No, 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 ti prego, no. Il blaster da mischia no, ti prego. Il blaster da mischia no. Ah no, non l'ha preso nessuno. Hanno preso il blaster normale. Pensavo fosse il blaster da mischia. Allora, aspettate un attimo, perché già che ci sono, faccio che stare dietro la torre. Eccola di nuovo. Oh, meno male. Perché se me lo permettono, magari carico una volta i razzi, eh. Allora, non dico di aver colorato già tutta la mappa, però poco ci manca. Poco ci manca. Torre in mano nemica. Ah, ma non c'era nessuno praticamente sopra. Ma dove è piovuto il mondo? Aia. Allora, abbiamo un leggero vantaggio. Siamo riusciti a riprenderla. Devo utilizzare di più le robobombe. No, no, ma mi stanno dando la caccia in una maniera incredibile. Incredibile. Ho praticamente gente addosso ogni 3x2. Torre di nuovo in mano nemica. No, forbice, forbice. Vantaggio loro. Beccatevi questo. Ah, lasciamo perdere. Il blaster devo prenderlo. Ok, ho preso Nicolò.
Il blaster devo colpirlo mentre è distratto, perché se lo colpisco frontalmente è la fine. Ah, sono già di nuovo lì. Sono incastrato. Mi hanno incastrato. Dai ragazzi, dai. Mancavano 4 punti. Ma sto blaster non ci lascia mai le penne. C'era gente a caso nascosto nell'inchiostro. Io stavo colorando... Ho preso Arthur. Stavo colorando il nulla. Dai, portiamola avanti sta torre. Portiamola avanti. 3, 2, 1. Ok, leggero vantaggio. Non va giù, è pazzesco, eh. È pazzesco, sto blaster non va giù. Io non so che caspita abbia. Non ha neanche dei potenziamenti particolari. Litri e litri di colore per fare qualcosa. No. Facciamo che usarli così i razzi, perché sennò niente. Beh, almeno non sono andati sprecati, perché la cosa che mi sarebbe scocciato di più è buttare via i razzi quando potevo utilizzarli. Mancano 30 secondi alla fine. Niente da fare. Mi avranno abbattuto tra oh, bravi. Tra blaster e jet splat almeno 3-4 volte. Dai, bravissimi. Ok, abbiamo recuperato la torre. Però sarò morto almeno 3-4 volte per colpa del blaster e del jet splat. Di un blaster che non andava giù. Va bene ragazzi, facciamo che giocare ancora una partita, un'altra mischia mollusca. Allora, stessa mappa di prima. Ho ripreso il repolper duplo, così per concludere alla grande, perché prima diciamo che avevo troppa tensione addosso. No. Uia, uia. Aia, è tornato il termosecchiostro. Ma stavolta non mi ha preso. Anzi, guardate. Ma c'è ancora qualcosa da colorare qua? Dai. Oh. Salve ragazzi. Non so se ha... Non riesco a capire se ha lo sweeper o il repolper. C'è sicuramente qualcuno qui dietro. Invece no. Però è tutto blu. Dai, non ci credo. No. Toh, Matteo. Preso. Sto termosecchiostro è fastidiosissimo. È fastidiosissimo.
Cromosfera loro, eh. Cromosfera loro. Kichi, vai, vai, vai. No, perché poi si piazzano qua e non ne usciamo più. Ale, ci stanno schiacciando. Ci stanno schiacciando. Antonino, questa volta ti ho preso io. Scusami per i saltini, però me li devi concedere perché di solito faccio veramente tanta fatica a prenderti. Per me prenderti una volta è già una vittoria. Chi c'è lì? Chi c'è? L'artiglieria pesante. L'artiglieria pesante. Oh, ho preso Nico. Ho preso Nico. Sì, ok. Ho approfittato anche del fatto che dovevi per forza atterrare lì, quindi diciamo che è una kill un po' così. Allora, dai che vincete comunque voi. Bella partita comunque, bella partita. C'è stato un momento in cui eravamo davanti, poi purtroppo ci siamo persi. Ragazzi, ci avete fatto sudare però, eh. Va bene ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Gran belle partite. Qualcuna l'abbiamo portata a casa, altre invece direi proprio di no. Anzi, le abbiamo prese di santa ragione. È stato comunque molto molto divertente come evento. Ricordatevi ragazzi che troverete sul canale due video, perché probabilmente l'intero evento l'avrò diviso in due parti. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora vista, date un'occhiata anche alla parte 1. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima ragazzi!